La scelta che dovevamo fare oggi non è se avviare o meno il percorso costituente, ma se crederci o meno. E c'è stata una discussione molto, molto seria. Adesso la responsabilità che ricade su ciascuno di noi è quello di investire davvero in un percorso che però non possiamo fare da soli. L'apertura che abbiamo deciso e che le regole dello statuto non ci avrebbero consentito di realizzare, cioè di fare questo percorso anche con non iscritti al Partito Democratico, al momento è una possibilità, nel senso che se non diamo il messaggio, se non diamo con chiarezza un segnale di una disponibilità a cambiare, a rimetterci in discussione a fondo in termini di idee, di messaggio politico, di rapporto con la popolazione, con le persone, con i cittadini, di un nuovo rapporto con i territori, io credo che non molti risponderanno a questa chiamata. Se diamo invece l'idea che vogliamo innanzitutto ascoltare e chiedere anche a chi ci guarda da fuori quali sono i temi sui quali una grande forza progressista, riformista e anche più radicale di come è stato fin qui il Partito Democratico possa svolgere la sua funzione, mi pare che faremo un servizio anche al Paese. Non ci possono essere due partiti, perché ne va della credibilità di tutti, ne va della credibilità di chi farà il segretario dopo e si troverà magari con una minoranza che pensa all'opposto, ma questo non può funzionare. Il Partito Democratico deve affrontare il tema della sua identità.